poco più di un mese dall'uscita, The Witcher 2 Assassins of Kings torna a far parlare di sé grazie ad una corposa versione d'anteprima giunta in redazione, occasione colta al volo per verificare lo stato di salute di uno dei titoli per PC più attesi dell'anno, oltre che uno dei giochi di ruolo più promettenti degli ultimi tempi. Grazie a questa nuova versione preliminare del codice, abbiamo potuto vivere i primi istanti di gioco, quelli che allacceranno la fine del primo capitolo con gli avvenimenti di Assassin's of Kings. Sia che si decida di importare il salvataggio dal predecessore, sia che si scelga di cominciare una partita ex novo, ci troveremo di fronte a Geralt, l'albino protagonista della saga, incatenato e torturato dai suoi carcerieri. Non ci è dato sapere il motivo di questa prigionia, ma presto Vernon Roche, quello che sembra essere il capo della prigione, ci fa chiamare a sé per ricostruire gli attimi che ci hanno portato a compiere il supposto reato. Similmente a quanto visto nella recente Dragon Age 2, la storia sarà narrata, perlomeno inizialmente, tramite lunghi flashback, grazie ai quali ci verrà introdotta gradualmente la situazione sociopolitica di Temeria, il regno di Re Foltest. Nonostante queste memorie inizino in maniera più che piacevole per lo strigo, avvinghiato al nudo corpo di Triss, la situazione si farà presto meno rosea. Assisteremo il re in un lungo e cruento assedio ad una fortezza nemica, per diretta conseguenza di ciò che è successo alla fine del primo capitolo. Non proseguiamo oltre nel descrivere la trama per non rovinare uno dei prologhi più intensi degli ultimi anni, dove già dopo pochi istanti assisteremo ad un'impennata del ritmo della narrazione, tra intrighi, draghi, elfi e tradimenti. Ci chiediamo come il ritmo possa mantenersi così sostenuto fino al termine dell'avventura, ma già l'idea di andare a scoprire il passato di Geralt non può che entusiasmare gli amanti dei libri di Sapkowski, finalmente in grado di allacciare strettamente gli avvenimenti del gioco con quelli dei libri. Sono passati diversi anni dalla pubblicazione del primo The Witcher e gli sviluppatori di CD Projekt, oltre ad aver cambiato completamente il motore di gioco, hanno lavorato duramente per affinare e fluidificare le meccaniche di gameplay, di combattimento e lo stile narrativo del loro prodotto. Al posto di un fighting system basato sul tempismo e su di una struttura morra cinese, con oltretutto la possibilità di entrare in pausa tattica e gestire comodamente ogni mossa, in The Witcher 2 Assassins of Kings i ragazzi di Versavia hanno virato verso un approccio decisamente più veloce ed action, capace di porre al centro l'abilità del giocatore. A nostro avviso questa soluzione si sposa al meglio con quella che Geralt realmente rappresenta, o perlomeno come lo abbiamo percepito nei libri. Un combattente letale e veloce che fa della sua resistenza, dei suoi riflessi, della sua capacità di schivare e di concatenare i segni, con figure di scherma la vera sua forza. I combattimenti diventano così una spettacolare serie di evoluzioni, capriole e parate. Per gestire le diverse mosse sarà necessario un po' di pratica ed abilità manuale, ma grazie alla pressione del tasto Control si attiverà un rallenty in grado di donare quei secondi aggiuntivi per cambiare la spada o scegliere il segno appropriato. L'aver ripulito il sistema di combattimento è solo uno degli aspetti in cui The Witcher 2 cerca di migliorare. I grafici polacchi hanno infatti provato a rendere molto più snella e leggibile la propria interfaccia, attraverso uno stile minimalista e chiaro dei menu. Buona la ristrutturazione delle abilità, attraverso una sorta di stella a quattro punte, ognuno indicante una specialità nella quale spendere i propri punti, non più divisi per tipologia e non più riproposti per ogni tipo di stile, bensì unificati. Infine, attraverso la pressione del tasto Z si attiverà il medaglione, una sorta di scanner che segnalerà tutti gli elementi manipolabili sullo scenario, facilitando in questo modo il ritrovamento di ingredienti alchemici, di fonti di potere e così via. Il prologo di The Witcher 2 ed i primi capitoli contengono un elevato quantitativo di ottimi filmati, tutti magnificamente doppiati in inglese. In questo modo la narrazione procede spedita, dando al giocatore la possibilità di imparare a conoscere velocemente i vari personaggi, grazie a dialoghi estremamente ben scritti. Grazie alle molteplici scelte di conversazione potremo partecipare al delineamento della personalità del Witcher e cercare di influenzare gli eventi sfruttando qualche trucco magico o semplicemente la nostra letale fama. Le scelte che ci vengono messe davanti possono avere infatti ripercussioni sia sul lungo sia sul breve periodo. Quello che maggiormente risalta da questo susseguirsi di eventi è l'eccezionale caratterizzazione di ogni personaggio presente a Temeria, grazie ad un design adulto e credibile che evita gli eccessi di collane d'oro, orecchini e segni enormi dell'ultima produzione BioWare. Ogni personaggio non lesina in dettagli, come accessori e drappi, ed i difetti della pelle sul volto di Triss le conferiscono una naturale bellezza che pochi personaggi dei videogiochi possono vantare. Finalmente in The Witcher 2 saranno presenti anche scene di nudo credibili e perfettamente contestualizzate nel tessuto narrativo, altro elemento molto fedele all'opera di Sapkowski e che fa ambire ai videogiochi il ruolo di media a 360 gradi. Non tutto è però perfetto, alcune animazioni appaiono legnose ed i personaggi a volte scattano nella posizione richiesta all'inizio dei dialoghi, ma questi difetti sono facilmente imputabili ad un lavoro di pulizia non ancora ultimato, ed in ogni caso scompaiono di fronte all'impatto tecnico del gioco che tra visuali mozzafiato di campi di battaglia, boschi lussureggianti o bui dungeon non può che lasciare soddisfatto anche il giocatore più esigente. The Witcher 2 Assassins of Kings si conferma una produzione ambiziosa. I ragazzi di CD Projekt stanno imbastendo un prodotto epico, dell'altissimo valore produttivo, che andrà a scontrarsi con alcune delle serie di maggior peso e successo dell'ultimo lustro. Tutto ciò puntando ancor più fermamente sulle qualità narrative del team di sviluppo e sul carisma dei personaggi di Sapkowski.
manca ancora un mese alla definitiva distribuzione di The Witcher 2. Non ci resta che sperare che i ragazzi polacchi lo sfruttino per migliorare ulteriormente questo promettente GDR.